Ciao ragazzi e benvenuti nel 16° episodio dedicato alle vostre homescreen Android. Allora, nell'episodio di oggi vedremo tantissime belle homescreen, però ricordatevi che se volete partecipare a questa serie basterà semplicemente, come dico sempre in ogni video, entrare nel gruppo Facebook e pubblicare il proprio post con la propria homescreen seguendo le linee guida fissate nel post in alto. In descrizione trovate sempre tutti i link utili quali gruppo Facebook, canale Telegram, le varie applicazioni delle homescreen e anche, a volte, gli sfondi degli utenti. Ma detto questo, cominciamo. Allora, la prima homescreen è quella di Sebastiano Bosio. Ha utilizzato un Nova Launcher come launcher, la griglia da 12x7, l'icon pack Simpax, che mi piace tantissimo, l'ho utilizzato anch'io, forse lo sto utilizzando anche adesso, il widget KVGT Organic e lo sfondo è preso da Wallpapers Craft. Allora, vediamo la homescreen. È composta praticamente da due schermate, ma la pagina è soltanto una. E la prima cosa che possiamo vedere è praticamente l'Apple Pie, ovvero la tendina di applicazioni che si apre su questo lato, che una volta era una caratteristica, se non erro, della ROM Paranoid Android. Ma adesso è possibile installarla tramite applicazione o APK. E insomma, è veramente comodissima, vi consiglio di provarla almeno una volta perché vi semplifica la vita e in questo caso vi permette di tenere una homescreen pulitissima. Infatti abbiamo un altro widget che indica la data, l'ora e pare anche la batteria e ci sta perfettamente nella disposizione con lo sfondo e poi proprio in basso abbiamo quattro icone con l'icon pack Simpax che è veramente bellissimo. Insomma, c'è l'essenziale sulla homescreen e poi tutto il resto di quello che serve delle utilità nell'Apple Pie. Non ricordo bene se Apple Pie comunque è questa tendina a torta praticamente. E insomma, davvero, Sebastiano forna sempre bellissime homescreen e pare che migliori piano piano, insomma, bella bella homescreen. Passiamo alla prossima homescreen. È molto particolare, non avevo mai visto qualcosa di così minimal, ma veramente così ben riuscito, ma minimal proprio ridotta all'osso. Infatti parliamo della homescreen di Nicolas Saccavini. Ha utilizzato un OnePlus 3, il launcher è Nova Launcher Prime, la griglia è da 12x7, il widget è Super Widget Pro, assolutamente che consiglio a tutti. Ha utilizzato i pack PixUp e Minimal UI. I wallpaper trovate il link giù in descrizione. Vediamo la homescreen. Allora, veramente minimale. Abbiamo come sfondo un trooper con una firma, non capisco, 11 è qualche cosa. Poco più in basso a destra abbiamo la data in italiano, fantastico, e poi questa barra dove c'è praticamente l'essenziale. Infatti abbiamo la barra di ricerca di Google, le applicazioni quali messaggi, mail e chiamate, poi se non erro la fotocamera e il browser. E questa freccetta che probabilmente aprirà l'app drawer, comodo, però non comodissimo quando dobbiamo andare a cercare un'applicazione specifica. Sulla sinistra, nell'angolo a sinistra, abbiamo qualcosa che non so cosa sia, forse una sorta di rubrica, però non ne sono sicuro. Insomma, minimalissima, veramente particolare. Sì, a volte può risultare scomoda una homescreen del genere, però è davvero composta molto molto bene per essere minimal. Infatti non è incluso nessun icon pack, semplicemente perché non ne ha utilizzato uno, o magari è integrato nel widget. Insomma, ottimo lavoro, mi è piaciuta particolarmente. La prossima homescreen è quella di Alessandro Cazzaniga. Ha utilizzato Nova Launcher, la griglia da 9x9, l'icon pack è Zebra White, il widget è anche qui Super Widget, il wallpaper è preso da Fabric Black 2 by Zebra White. Vediamo la homescreen. Abbiamo, abbastanza classica ma ben composta. In alto abbiamo la barra di ricerca Google e forse l'icona sulla destra apre l'app drawer, ma non ne sono sicuro. Abbiamo poi questo widget che si sposa abbastanza bene con lo sfondo che è praticamente un tessuto, infatti fabric tessuto, e il widget indica la data e non l'ora, soltanto la data. Poi poco più in basso questa griglia di icone da 3x3, molto comoda, c'è praticamente l'essenziale, ben composta, molto semplice, anche la tonalità di colori con questo stile zebrato bianco-nero, veramente ben riuscito. Forse avrei modificato la barra di stato perché mi sa molto di Samsung vecchio stile. Tra l'altro, quello che mi faceva altamente schifo, la vecchia grafica dei Galaxy era veramente oscena e quindi avrei modificato soltanto quella, anche perché sul nuovo launcher è possibile rendere la barra di stato trasparente. Ma forse non hai il Prime e forse non è possibile farlo. Comunque, soltanto questo piccolo appunto. La prossima homescreen è quella di Dario Giambe. Ha utilizzato Eevee Launcher, che ho utilizzato anch'io forse per qualche mese, veramente consigliatissimo. La griglia 7x8, l'icon pack è 2 pixel, il widget è Fox for Super, strafamosissimo per Super Widget, e il wallpaper è preso da Flat Wallpapers. E questa applicazione mi pare di averla consigliata in qualche mio video top 5, forse su Giz China. Ma vediamo la homescreen.
Anche qui, veramente, un minimal, ma questo è molto particolare. Abbiamo in alto il widget con la barra di ricerca, poi poco più in basso il widget che ci indica la data e l'ora, con questo prisma fantastico che si sposa benissimo con lo sfondo seghettato molto a colori, con una sfumatura che va dal nero al bordeaux al rosso. Fantastica, perché si sposa benissimo con l'icon pack. Giù abbiamo sui lati due stringhe di applicazioni e al centro una di cartelle. Fantastico, infatti abbiamo giochi, foto e musica ben composta. Veramente, tutto si sposa benissimo perché con questo stile molto minimal lineare direi che non troverei difetti, veramente ben composta. Ci sta veramente tutto alla perfezione con lo sfondo e con l'armonia di tutta la home screen. Bella, bella, bella. Ottimo, ottimo lavoro. Mentre l'ultima home screen è di Gianmaria Supaliguori. Ha utilizzato Google Pixel scacato da Emotion UI Teams Factory. Lo sfondo è preso da Blue, ricercando Blue dall'app Zedge. L'icon pack è 2 pixel dark, praticamente lo stesso icon pack di prima, però diverso. Il widget è Minimal UI for Zooper più un altro template di cui non ricordo il nome. Il launcher è 9, la griglia è da 9x6. Questa è formata da due schermate. Abbiamo la prima, dove c'è il widget in alto che ci indica la data e anche l'ora, e poi il gruppetto di icone più in basso. Molto classica, ma veramente ben composta, con questo sfondo anche qui abbastanza minimal. Nella seconda pagina abbiamo la stessa composizione con altre applicazioni e con un altro widget, ovvero il widget della barra di ricerca Google. Una cosa che mi è piaciuta ovviamente del Google Pixel sono i tasti della barra di navigazione, fantastici veramente. Se ci fosse una pick up, se c'è un'applicazione che fa un lavoro del genere senza andare a moddare la ROM, fatemelo sapere, perché mi piacerebbe installarli, anche perché sono un po' stanco di quelli delle Motion UI. Non so, mi pare di averla vista un'applicazione del genere, ma ve la consiglio, i pulsanti così sono veramente bellissimi. Quindi cosa modificherei? Probabilmente nulla, è davvero ben composta. Abbiamo anche il badge qui, come vedete, che indica le notifiche su ogni applicazione. Anche la barra di stato, quella Google dei Google Pixel, è fantastica. Google ha un'armonia praticamente grafica in questo stile Material Flat che, non lo so, negli anni ci ha abituati particolarmente bene. Quindi ottimo, ottimo lavoro. Però se io dovessi cambiare qualcosa per gusto personale, praticamente modificherei soltanto il colore dello sfondo, o lo modificherei sfocandolo, non so, di 2-3 punti, insomma una cosa veramente pochissima, in modo da far risaltare di più le icone, ma veramente una cosa pignolissima solo per il mio gusto personale. Quindi passiamo ai premi. Allora, il premio per armonia estetica senza ombra di dubbio va a Dario Giambe. Veramente una home screen ben composta, minimal, con una scelta di colori azzeccatissima e anche una scelta di stile grafico azzeccatissimo, con questo minimal molto lineare, bellissimo, bellissimo. Mentre la home screen per originalità è, voi direte, sì, ma non c'è un cacchio? Beh, in realtà c'è ed è ben composto, ed è la home screen di Nicolas Saccavini. Infatti abbiamo uno stile minimal, 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 non c'è quasi nulla, però nella barra in basso c'è una composizione davvero ottimale. Quindi direi ottimo lavoro. Ragazzi, il video si conclude qui, spero che partecipate ancora in tanti, perché ultimamente vi state impegnando un po' di più. Lo so che magari state andando al mare, oppure che state studiando come pazzi per recuperare i debiti scolastici, tra l'altro, non quelli dove dovete sganciare la grana. E insomma, se volete partecipare, come ho detto anche all'inizio del video, giù in descrizione trovate il link al gruppo Facebook dove potrete pubblicare le vostre home screen, ma non solo, possiamo parlare praticamente di tutto. Seguite il canale Telegram per aggiornamenti sui video, dietro le quinte, come dico sempre. Insomma, ci vediamo molto presto. Sì, lo dico sempre, però alla fine non ci arrivo mai. Ci vediamo il prima possibile nel prossimo video. Detto questo, ciao ciao.